E per il terzo anno consecutivo il Kreberg cambia volto, si trasforma, diventa la location, il punto di ritrovo di Oxo, della grande famiglia di Oxo, perché con Oxo divertirsi non è mai stato così bello. Una stagione davvero importante, ne parliamo con il presidente di Oxo Bergamo, Cesare Ravasio. Tantissimi eventi che hanno visto davvero l'interesse e il coinvolgimento di tantissime fasce d'età, una serata unica ed eccezionale. Assolutamente sì, ti ringrazio. Diciamo che questa sera è la terza, proponiamo il terzo evento che Oxo, i punti Oxo Bergamo, con i quali invitiamo la nostra clientela più fedele a uno spettacolo esclusivo, solo per loro. Solo per loro, perché è giustamente proprio questa, no? La vostra filosofia, riuscire ad accontentare i desideri di tutti e renderli unici. Sì, infatti con questo spettacolo noi vogliamo sia premiare ma soprattutto dare qualcosa in più rispetto a ciò che facciamo tutti i giorni nei nostri negozi, che serve in ogni caso a creare più gruppo e fra di noi del gruppo Oxo Bergamo, ma soprattutto far vedere che ci siamo anche al di fuori dei nostri punti vendita. Esatto, anche perché siete davvero in tanti, su tutto il territorio nazionale, oltre 400 punti vendita, qui a Bergamo in quanti siete? Esatto, diciamo che è una grande famiglia Oxo che è appunto a livello nazionale conta più di 450 punti vendita che vanno da nord fino alla Sicilia, e qui sul territorio siamo in 17 e un po' sparsi per la provincia. Siamo tutti quanti ottici professionisti, optometristi, e quello che ci sta più a cuore sicuramente è quello di in tutti i modi restituire una visione perfetta a chi ci viene a trovare. E ovviamente al di fuori di questo ci piace in questo contesto farci vedere anche un po' in un ambito più leggero, insomma. E per l'appunto per quest'estate sono state tante le iniziative, hashtag occhio all'evento per l'appunto, dove chiunque ha dato libero sfogo alla propria fantasia e creatività, seguendo chiaramente nel dettaglio, nel particolare, quelli che sono stati gli eventi promossi proprio dalla città di Bergamo e provincia. Sì, infatti quest'anno per il primo anno e per primi come gruppo di ottici abbiamo pensato un contest, ci siamo avvalsi dei social network, in cui semplicemente chi voleva partecipare doveva semplicemente fare delle fotografie all'interno di contesti folcloristici piuttosto di feste che ci sono state durante l'estate, e appunto con questo hashtag occhio all'evento poteva partecipare a questo concorso. E stasera infatti abbiamo i vincitori di questo concorso che poi dopo vedremo e premieremo. Tanti premi. Assolutamente, abbiamo i primi 5 classificati delle 5 categorie a cui facciamo riferimento, vinceranno un soggiorno in uno dei resort Falkensteiner, e gli altri invece hanno vinto sia la partecipazione ai biglietti per lo spettacolo di stasera che anche delle montature VLP, che sono delle montature che Oxo propone. Tantissimi davvero i clienti, bello vedere anche le famiglie riunite in questa occasione. Voi da dove arrivate? Veniamo da Monasterolo del Castello. Clienti affezionati? Affezionatissimi, con 3 figli. Da questa serata cosa vi aspettate? Di divertirci. E anche voi ci siete o c'eravate, a seconda dei casi, clienti? Sì. Come vi trovate? Molto bene, altrimenti non l'abbracceremmo. Ecco, una bellissima serata, i presupposti ci sono davvero tutti, no? Bello divertirsi insieme. Bellissimo divertirsi soprattutto con i clienti, portare i clienti una serata a teatro è per noi è una soddisfazione enorme. Speriamo che anche per loro possa essere lo stesso. Soprattutto oltre che normali clienti, penso di poter dire che siamo anche diventati amici in questi anni, per cui è ancora più interessante. Di dove voi? Noi siamo di Bariano, nella Bassa Bergamasca, abbiamo il negozio a Bariano, sì. E nell'attesa è bello vedere gli amici che si ritrovano insieme, giustamente guardano anche quello che è il cellulare, perché bisogna essere comunque sempre pronti, sempre online. Clienti anche voi di Oxo? Sì, sì, siamo clienti di Cesare a Osio Sotto da sempre e ci troviamo benissimo, perché oltre alla qualità c'è anche la gentilezza e
l'assistenza in tutto, per quello che ci piace. Quindi già da molti anni, da quando esiste OXXO, noi siamo clienti. E quindi la consigliate a tutti? Sicuramente, sicuramente. Ed ecco una delle vincitrici, lei è Samantha Biava. Tantissima emozione. Sì, tanta. Ecco, tu hai vinto nella categoria per il folklore. Spiegaci un po' cosa hai immortalato. Ho immortalato, appunto, siamo andati allo spirito del pianeta che si è tenuto appunto a Chiuduno quest'estate e niente, ho fatto questo primo piano di questo indiano che si truccava. Mi è piaciuto come si stava muovendo, si osservava allo specchio e ho scattato. E per la musica è Luca Martella, d'aver vinto, te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, sono contentissimo però perché era la prima volta che partecipavo ad un concorso fotografico e quindi una bella soddisfazione e un bel premio. E un bel premio, e per di più cliente OXXO? Sicuramente, sicuramente. Dopo aver ritirato il premio? È ovvio, ovvio. E per lo spettacolo invece a vincere è Marin Forcella. Giovanissimo, quanti anni hai? 25. Di dove sei? Bergamo. E raccontaci un po', qual è stato il tuo scatto? La bacia delle mura. In che occasione? Allora, è stato lo scatto sulla fara, mentre tutti si abbracciavano in contemporanea. Ed eccoci nel camerino della special guest di questa terza edizione per l'appunto della grande famiglia di OXXO, una serata dedicata alla cultura, allo sport, insomma ci si vede. Deborah Villa, bellissimo averti qui con noi, ospite chiaramente di quella che è sicuramente una manifestazione davvero importante, attrice, comica, insomma una donna iperattiva. Come stai? Bene, affaticata come tutte le donne della mia età, ma anche più giovani che fanno praticamente tutto da sole e niente, sto bene, sono molto felice di essere qua. Il Kreberg è sempre una grande emozione perché è un bellissimo teatro, questa è la terza volta che ci torno per la OXXO che ho conosciuto da poco e però devo dire che sono rimasta molto colpita perché so che fanno un sacco di iniziative importantissime, invitano star internazionali per fare spettacoli e quindi ovviamente sto scherzando, però è vero che fanno un sacco di cose molto interessanti. Eppure tu sempre super iperattiva, però giustamente è sera, a noi donne piace tanto sognare, un sogno così tuo qual è? Oh mamma, fare un film con Jim Carrey sicuramente e invecchiare il più lentamente possibile. E che voi direte, stai già messa male, se va bene, però altre cose niente, sono felice, devo dire la verità, una bimba che amo alla follia e mi sono anche fidanzata recentemente, quindi cioè fidanzata adesso poi alla mia età è una parola grossa, però diciamo che ho un compagno, sono molto felice e basta, ho tutto quello che voglio, quindi a parte il Super Enalotto, per il resto tutto, ecco, quindi va bene così. E poi questo spettacolo che giustamente stai preparando. Sto preparando, sto studiando. Allora io ho scritto questo spettacolo che si intitola Sogno di una notte di mezza età. Il titolo non è assolutamente copiato, è tutto farina, tutta farina del mio sacco. E da quando l'ho scritto mi è capitato di tutto. Ho detto la prossima volta ne scrivo uno che ne so che sul fatto che una ringiovanisce a un certo punto della sua vita, magari mi capita anche quello, perché è una sfiga via l'altra, si può dire. Sì. Cioè, tutto quello che ho scritto qui, che dovrebbe capitare a una donna della mia età, è capitato. Vabbè, e cosa ti devo dire? Sarò com'è che si chiama? Una veggente? Esatto, brava, una veggente. Una sensitiva. Volevo dire, sono una sensitiva e mi sono venute le premonizioni. Vabbè, che ti devo dire, però è divertente, spero insomma almeno di farvi ridere con i miei acciacchi. E tu, a proposito di occhiali, vista? Ecco, allora, io ho due problemi. Il primo è la vista che è calata repentinamente dalla sera alla mattina, cioè la sera prima ci vedevo e il giorno, la mattina dopo no. Ma ho anche il problema della memoria, io li ho dimenticati, non so dove li ho persi, praticamente ho perso i miei occhiali e quindi vado in giro a tentoni nella vita come una talpa e che ti devo dire, me li dovrò rifare? Secondo me qualcuno da casa, magari qualche ottico, possiamo trovarlo. Ecco, allora io faccio questo appello, tutti gli ottici ovviamente affiliati OXXO, gli altri restino pure dove stanno, se vogliono farsi avanti con una bella montatura, poi dopo vengo per una bella visita, così mi rimettete un po' a posto. Grazie. Le età sono magnifiche, scientificamente sono divise in sei fasce. Allora c'è
l'infanzia, e tutti l'abbiamo vissuta l'infanzia, bellissima, cioè bellissima, c'è una larva che mangia e dorme, cioè proprio papà nana cacca, io la chiamo la fase, no, cioè mangia, dormi e basta praticamente, cioè non è, vabbè, diciamo non è che... Poi c'è la fanciullezza, che proprio, io me la ricordo la fanciullezza, proprio l'elementare, tipo, no? È bellissimo, io me la ricordo benissimo, i primi ricordi, scappellotti da mia madre, scappellotti da mia nonna, scappellotti dalla maestra, minchia, già tanto mi ricordi ancora qualcosa, perché cioè, sti scappellotti, cioè uno a un certo punto mi usciva il cervello dall'orecchio, perché ero lì. Dopo cos'è che c'è? Dopo la fanciullezza, dai, che lo sapete, c'è là? L'adolescenza. L'adolescenza, i primi d'amore, è vero, no? Quante cose che si fanno in adolescenza, i primi baci, i primi giochi, quante volte abbiamo giocato al gioco della bottiglia, è vero, no? Io quante volte ho fatto la bottiglia, ma... c'è delle robe con una tenerezza, dei ricordi pazzeschi. Dopo c'è la giovinezza, beh, la giovinezza ci dai dentro, è vero, no? C'è la maturità, è l'età in cui ci si sposa, no? E io mi sono sempre domandata, ma se ci si sposa perché la chiamano maturità? E anche questa serata giunta al termine, una serata davvero emozionante, più del solito, il ringraziamento in questo caso, Presidente, a chi vanno? Assolutamente, una bellissima serata, grazie soprattutto a Deborah Ville e alla sua comicità che ci ha conquistato. Permettimi solamente di concludere ringraziando innanzitutto MoMA Comunicazione per averci curato l'organizzazione di questa sera e del contest Occhio all'Evento. Voglio ringraziare anche tutto il pubblico che ricordo essere gli amici che normalmente vediamo nei nostri punti vendita, che hanno accettato il nostro invito, e l'augurio è che anche il prossimo anno troveremo qualcosa di nuovo da proporre, e per cui l'appuntamento lo rimandiamo al prossimo anno.